Buongiorno. Secondo, scusate. Poche forti. Facciamo in italiano e in inglese, ok? Che oggi si incontrano per parlare della ricostruzione dell'Ucraina. Questo è certamente un segnale di grande solidarietà. Siamo impegnati in forniture militari, siamo impegnati in forniture per la popolazione civile, ma vogliamo anche essere protagonisti della ricostruzione di questo paese in tanti settori, da quello energetico a quello dell'acciaio, e mi fa piacere portare con me questo braccialetto che mi hanno regalato alcuni imprenditori ucraini. C'è un pezzo di acciaio che viene dall'ultima produzione della città martire di Mariupol, produzione delle acciaierie di quella città. Ecco, gli ha dito la vicinanza e l'amicizia nei confronti di questo paese. It's a very important day for everybody. Italy want to back Ukraine, not only at military level, but also at industrial level, at civil level. There are today more or less 1,000 companies, Italian and Ukrainians. They want to work together. We are ready for supporting Ukraine as full member of the European Union. Ukraine will be part of this union, also will be part of the European internal market. Buongiorno. Presidente. 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 Si fa la passeggiata dentro. Sì, sì, ecco. Le bandierine. Di essere qui, e grazie ovviamente al primo ministro Zmian per aver scelto di partecipare a questa conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, un impegno che io ho preso personalmente con il presidente Zelensky quando a fine febbraio scorso, chiaramente prima della nostra partecipazione alla conferenza, abbiamo avuto un bilaterale per fare il punto sullo stato della nostra collaborazione. Abbiamo radi nostri sognici zustrici. Per se все хочу подякувати народу Італії, уряду Італії, вам особисто, пані голова Ради міністрів, за всебічну підтримку України, як ви сказали, на 360 градусів. Ми вдячні за це, ми глибоко це цінуємо. Депресія інтернаціонале Коро Таяні, che insieme al Presidente, al Ministro collega e dal nostro Presidente della Repubblica, e chiaramente oggi, come sapete, la conferenza verrà chiusa dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Innanzitutto è chiaro che prima di iniziare questa iniziativa straordinaria, di cui prendo brevemente il senso, ma quello che sto dicendo